Vi è mai capitato di ascoltare un anziano che racconta una storia? La mia vecchia zia mi raccontava del giorno in cui è nata questa città. Lei era poco più che una bambina, però assistita ad un evento grande come la nascita di una città. Lei si ricorda se quel giorno c'era il sole o le nuvole, se faceva caldo o freddo, le persone che c'erano e il vestito che aveva indossato. Ogni volta che racconta questa storia è come se mi prendesse per mano e mi portasse con lei indietro nel tempo. E questo perché l'ha vissuto davvero quel giorno. Sfogliando un libro di storia, nessuno ti dirà che quel giorno c'era il sole, che le persone erano emozionate e avevano indossato il vestito buono per l'occasione. Solo chi c'era può raccontarlo. Oggi l'anziano è considerato come un pesante bagaglio pieno di oneri e spese, una figura che consuma e non produce più perché non è più in grado. Un costo, insomma, un ostacolo allo sviluppo economico. Una volta erano rispettati, una volta erano considerati depositari della saggezza, insegnavano ai giovani, tramandavano le tradizioni. Dove è finito tutto questo? Gli anziani hanno dentro di sé un enorme bagaglio di esperienza e di vita vissuta davvero. Sono come dei grandi scrigni, pieni di tempo e di energia che si è accumulata, che si è sedimentata strato dopo strato, anno dopo anno. E il bello è che questo scrigno è sempre lì, a nostra disposizione, perché loro non desiderano altro che condividere quel contenuto con chiunque ne abbia bisogno. Loro non desiderano altro che donarlo, quello scrigno. Ogni volta che muore un anziano è come se una biblioteca bruciasse. Loro racchiudono il tempo e in fondo è solo il corpo che decade.